Allora oggi prosegue l'attività dell'associazione Universo Minori. È certamente molto qualificante che stamattina questa organizzazione ha messo insieme tutte queste personalità che certamente daranno al tema, che è molto delicato e molto forte, la possibilità di guardare dentro tutte le visioni. Io ho il piacere veramente di rivedere dopo tanti anni Angelo Marziale, che secondo me sta facendo una battaglia straordinaria per voler portare a Roma queste sue idee. E siccome ha avuto riconoscimento internazionale, interessante, importante internazionale, penso che ci riuscirà, perché quello che sta facendo lui, creando tutta una serie di condizioni particolari contro la pedofilia, contro la lotta delle pedofilie, sta cercando di aprire un varco all'indifferenza comune. Io devo dire un grazie all'avvocato Rita Turelli, che ancora una volta ha voluto creare le condizioni per ragionare su temi estremamente importanti. E questo si inserisce nei temi veramente importanti che interessano un po' tutti. Oggi abbiamo la possibilità di avere un saluto, un saluto dalla... Io devo mettere gli occhiali, scusate, ma è così. Eccolo, il dottore Sgromo, che rappresenta il comune di Catanzaro, l'assessore alla pubblica istruzione, e quindi è importante questa sua presenza. Poi abbiamo il dottore Bianchi, il dottore... Ho messo queste cose, eccolo, dottore Piani, presidente dell'Associazione dei Sei Miliari. Allora, un Angelo Napoli che è presidente dell'Associazione dei Sei Miliari, però lo lascio in bianco perché l'impegno dell'onorevole Napoli è superiore rispetto a un altro aspetto, signori. Lei praticamente non da ora, ma da sempre, è vicina a tutti coloro che questa regione la portano male, e lei sta cercando di difenderla questa regione a tutti i livelli. Questo è l'impegno che io riconosco più a lei che di altri organismi. Dottore Bianchi, il vicepresidente Gaetano Romani, Mario Pirillo, che sta per arrivare all'Europarlamentare, il dottore Sergio Caruso, presidente dell'Associazione di Certi Diritti. No. E allora sono sbagliato io, scusate. Perché ho copiato evidentemente le cose. Vabbè. Marco Marchesi, mentre Sergio Caruso, non lo so, Maddalena, Basile, Federica Tedeschi e il dottore Raffaele Cannizzaro, che non c'entra nulla, che non lo vedo qua stamattina, che ha dato la sua adesione, che il prefetto di Cannizzaro assieme al questore. Pertanto il tema di questa mattina è nobilissimo, e io ho cercato di recuperare questa frase: farò di tutto ciò che nelle mie possibilità per tutelare e difendere i bambini, è lo scopo della mia vita, questo lo dice Antonio Marziale. Ma senza l'apporto di ciascuno, la mia sarà una battaglia contro i comuni ardenti, impossibile. Ecco, questo è quanto volevo dire per avviare il discorso di questa presentazione del video. Grazie. Deve spegnere, non lo so. Buongiorno a tutti, io vi chiedo scusa in anticipo se come sto provando a dire, perché è una giornata piena di impegni, non solo amministrativi ma anche professionali. Io naturalmente sono qui, ben felice di esserlo, anche se non sono accoglito, comincio a dare i segni dell'età. Ma noi gli vogliamo bene, lo apprezziamo per il lavoro che ha fatto, per il lavoro che fa quotidianamente. Quindi vi porto il saluto del sindaco, che è impegnato ancora, ma sempre per motivi istituzionali. Guardate, io ho naturalmente il saluto agli illustrissimi oratori, all'onorevole Angelo Napoli e a tutti quanti gli altri che stanno onorando questa sala.
questa qui, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, questa qui è la vostra casa, perché è la casa comunale, quindi è la casa di tutti i cittadini catanzaresi e oggi è particolarmente bella perché è colorata dalla vostra presenza. Si parla di un argomento molto particolare che riguarda la pedofilia. Guardate, c'è sempre stata, quindi io intendo ringraziare l'avvocato Tunelli che è a capo di questa sua associazione, sta portando avanti questo problema per farlo conoscere a tutti, soprattutto a voi. Io in professione faccio l'avvocato, quindi mi è capitato anche qualcosa del genere, conosco il codice penale, conosco il codice di procedura penale, quindi so quali sono gli articoli che riguardano proprio questo reato brutto perché viene commesso in danno di persone più deboli. Quindi imparare a conoscere quello che è la pedofilia, quello che prevede anche la nostra legge per punire chi si macchia di reati così gravi, è un momento molto importante. Quindi è bene conoscere quello a cui si va incontro. Io guardate, non entro nello specifico, non entro nel tecnico perché mi andrei a ripetere su altre cose che, di cui ho parlato in un altro incontro sempre voluto dall'avvocato Tunelli. Ma io sono l'assessore della pubblica istruzione in questo momento, pubblica istruzione e scuola. E avervi qua oggi, parlo soprattutto ai ragazzi, agli insegnanti, e avremo modo di conoscerci nel corso degli anni che verranno se continueremo ad amministrare questa città, e state molto attenti perché conoscere anche ascoltando le persone che curano questi fatti, queste vicende brutte, turpi, può aiutarvi a difendervi, perché ripeto, voi siete il soggetto debole, non siete la parte offesa, siete il soggetto debole, che è la cosa ancora più grave e ancora più brutta per quanto riguarda questo tipo di reato, questa malattia che sta circolando spesso. Tante volte riescono a nasconderla, però poi c'è qualcosa dentro di loro che è più forte e fa uscire questo dramma, che poi è anche un dramma loro, io dico, perché queste persone sono già punite perché sono malate. E allora, grazie a questi incontri, grazie della vostra presenza, sicuramente noi riusciremo, voi riuscirete a essere più forti e a difendervi da chi vuol farvi del male. Guardate, io nel corso degli anni, ormai sono 30 anni che io faccio l'avvocato, e spesso e volentieri sono stato in commissione d'esame d'avvocato. Prima ero procuratore legale, poi adesso si diventa subito avvocati dopo che si laurea in giurisprudenza, si fa il tirocinio e ricordo un anno in particolare ci fu una traccia del parere di diritto penale che riguardava proprio i delitti, questi tipi reali, e quindi c'era l'articolo 609 e tutti quanti i seguenti, arriva fino al nonis del codice penale. E io ricordo la difficoltà di chi era già laureato e di chi doveva in un momento particolare doveva scrivere su questi fatti, e quasi quasi qualcuno di loro si rifiutava di fare quel tipo di parere e optava per un altro che non era più semplice, era ancora più difficile, però l'idea di scrivere e di valutare determinati fatti anche in sede di esame di abilitazione per la professione di avvocato rendeva, anche noi della commissione a un certo punto abbiamo avuto delle difficoltà per cercare di far capire, che poi erano dei colleghi molto più giovani di noi che facevano gli esami, e quindi era un momento veramente importante. Quindi grazie all'associazione delle persone minori per avermi portato qua. Un saluto all'autorità militare, un saluto a tutti quanti, e io mi auguro che da questa giornata di studio, perché non è una giornata di vacanza, è una giornata di studio per voi, voi possiate uscire da qui più forti, più maturi e in grado di difendervi dall'occhio cattivo che vuole farvi del male. Grazie.
sono presidente dell'associazione nazionale di iniziativa popolare di Salvo e del Taranto. Buongiorno a tutti, sono Rita Glenni, presidente dell'Associazione Universo Minori. Oggi ho fortemente voluto presentare il libro a Catanzaro del sociologo Antonio Marziale, che è presidente nazionale dell'Osservatorio dei diritti sui minori. Il libro tratta il fenomeno della pedofilia. Voi avete sentito parlare della pedofilia, io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, sicuramente a scuola le vostre insegnanti ne avranno già parlato. Pedofilia deriva dal greco pais paidos filia, pais paidos che significa bambino, figlio, e filia che significa amore, affetto. Appunto questo amore che nutre la persona adulta nei confronti di un bambino. Questo è un aberrante fenomeno che purtroppo si sta espandendo a macchia di leopardo in qualunque ceto sociale e purtroppo c'è troppa indifferenza nell'opinione pubblica. Quindi oggi noi lanciamo dei messaggi all'opinione pubblica su questo fenomeno che ha il diritto e il dovere di saperne di più. E c'è indifferenza. La mia proposta sarebbe quella non solo di organizzare convegni, ma anche di scendere nelle piazze a favore della difesa dei più piccoli, a favore della difesa dei bambini che vengono abusati, che vengono sfruttati. Ci sono dei dati statistici del telefono azzurro molto allarmanti. Pensate che il 60% degli abusi sessuali nei confronti di minorenni avviene nell'ambito della famiglia. Appunto, la legge che regolamenta il fenomeno della pedofilia è la legge 66 del 1996. In questa legge 66-96 troviamo l'articolo e l'aggravante, l'articolo 609 ter, che è l'aggravante, cioè qualunque soggetto abusi di un minore di 10 anni è punito con la pena che va dai 7 ai 10 anni. Noi ci battiamo perché in Italia, appunto, a parte la convenzione di Lanzarote della legge 172 del 1 ottobre 2012, dove appunto si parla di istigazione, c'è l'articolo 414 bis che parla di istigazione alla pedofilia e alla pedopornografia, noi oltre questo ci battiamo affinché in Italia il legislatore, il Parlamento emani leggi più severe a tal riguardo. Leggi più severe perché ad esempio in America, negli Stati Uniti, c'è una legge che si chiama Megan, in onore di Megan Kanka, una bambina di soli 7 anni che è stata abusata da parte di un vicino di casa. E questa legge non tutte è in vigore, ma non tutti gli stati dell'America la adottano. E questo perché con questa legge chiunque è stato condannato di violenza sessuale nei confronti dei minori alla privacy e quindi ogni volta dovrà registrare il suo spostamento alle forze dell'ordine, non potrà risiedere vicino alle situazioni dove ci sono i bambini e quindi questa perdita del diritto della privacy ha diviso la vita in due parti. C'è chi la lotta perché si pensa appunto che il pedofilo una volta che ha commesso reato possa essere recidivo e c'è invece chi non la lotta perché pensando che una volta che si perde la privacy ci possono essere delle ritorsioni sulla famiglia. Appunto, questa è la legge che c'è negli USA, negli Stati Uniti d'America. Io mi auguro che in Italia ci possano essere leggi più severe e che l'ONU possa riconoscere la pedofilia come un crimine contro l'umanità. Grazie a tutti. Presidente della situazione ha subito al cuore il problema. Sì, quindi ha cercato di fare capire a tutti noi la situazione esattamente che è l'indifferenza che colpisce lui. Adesso, per meglio comprendere la tematica, passo la parola al sociologo, dottor Antonio Marziale, che ho il piacere di rivedere anche in questa occasione. Grazie. E bentrovati. Ringrazio l'avvocato Pulelli per questa opportunità che mi ha dato di poter presentare il lavoro dell'Osservatorio sui diritti dei minori, pedofilia, ciò che tutti dobbiamo sapere. Confesso di essere estremamente in difficoltà perché sto presentando questo libro nella sua crudeltà
a un pubblico di persone grandi, perché il libro è rivolto ai grandi, perché sono i grandi a commettere gli errori nei confronti dei bambini. Tuttavia ritengo di dover onorare la presenza dei più piccoli, cercando di uniformare il mio linguaggio a una forma delicata di espressione, ma ci sono delle cose che dovrò dire, fidando sul fatto che siete anche abbastanza sensibili, più degli adulti, nel comprendere che purtroppo l'umanità non è come nei cartoni animati, tutta rose e fiori. C'è anche il marcio, rappresenta per fortuna la minoranza il marcio, perché se è vero che c'è qualcuno che fa del male ai bambini, è anche vero che la stragrande maggioranza li tutela, quindi questo diciamolo, perché non viviamo in un mondo di orchi, ma viviamo in un mondo dove esistono anche gli orchi. Allora, che cos'è questo libro? Non è il solito libro che spiega che cos'è la pedofilia, perché la letteratura è ampia. Tuttavia, è bene ripercorrere brevemente che cos'è la pedofilia. La pedofilia è quando un adulto si approccia sessualmente a un bambino. Questa è una malattia psichiatrica che rientra in un filone chiamato parafilia. Parafilia sono i disturbi della sfera sessuale. Per esempio, voi sentite parlare anche dalla cronaca abbondantemente di travestiti, di perversioni, insomma, quelli sono malati. Ma nel caso della pedofilia sono malati che commettono un reato. E allora la società deve badare a una duplice cosa. Prima la tutela del bambino, che è superiore a ogni altro aspetto. Poi la cura del malato, ma anche e soprattutto la sanzione da comminare a chi commette il reato. Ma di che cosa stiamo parlando? Soltanto di malati che abusano di bambini? No, questa è la letteratura che fino a qualche anno fa, un decennio, forse un ventennio fa, poteva essere accettabile, perché conoscevamo solo l'aspetto patologico. Ogni tanto un papà abusava dei propri figli, ogni tanto un vicino di casa, ogni tanto un maestro, un educatore, cioè adulti malati che abusavano dei bambini. L'avvento di internet ci ha portato davanti a una realtà che stravolge completamente il quadro della visione che noi abbiamo della pedofilia, perché ci porta a conoscenza di una cosa molto più grave, che aggrava l'orrore che già di per sé la pedofilia rappresenta, cioè la mercificazione. Mi spiego meglio: la vendita degli abusi sui bambini, filmati, messi in rete, e che poi costituiscono un mercato a beneficio di quanti lo acquistano. E qui il problema è diventato molto più grande, perché non sono soltanto i pedofili ad acquistare i filmati, nel senso che nel filone entrano anche persone che non sono propriamente pedofile, perché non abusano dei bambini, ma che comunque consumano questo materiale. Ed è chiaro che se il materiale si vende, chi lo produce è incentivato a produrne sempre di più. Per essere chiaro, se una marca di scarpe vende, il produttore che fa? Vede che la cosa va e ne produce sempre di più. Il problema è che qui non stiamo parlando di merce, qui stiamo parlando di bambini. E vedete, adesso devo essere gioco forza, reale nelle cose che dico, fidando sulla vostra sensibilità. Però non avrebbe senso questo libro e questa presentazione se io omettessi quello che devo dire. Non parliamo di bambini, di adolescenti, noi parliamo di bambini talmente piccoli che il più piccolo che la polizia delle comunicazioni ha visto in rete aveva 8 mesi. Parliamo di bambini di 8 mesi, chi è mamma, chi è nonna, chi è papà, ma anche voi stessi. Avete presente, avete un fratellino, un cuginetto, un cugino di casa di 8 mesi? Ecco, più piccoli sono, più il filmato costa. Le cifre non le ho neanche scritte nel libro, perché sono Angela tutti per difetto. Perché si parla di milioni di dollari,
di vendita di questo materiale. E voi capite che quando diventa mercato comincia a diventare intoccabile. L'abbiamo visto che nel nome dei soldi, l'altro ieri a Roma, per i diritti televisivi, hanno concesso di giocare una partita che andava sospesa. Siete d'accordo che bisognava sospendere quella partita? Sì, sì. E invece non l'hanno sospesa perché i diritti televisivi, i soldi, hanno trionfato sulla dignità della persona. E hanno trionfato anche sullo sport stesso. Allora, capite che quando diventa merce, dicevo, diventa intoccabile. E allora dite, ma chi c'è dietro? Benvenuto all'onorevole Mario Pirillo, ben arrivato. Allora voi vi domandate chi c'è dietro. Ciao. Voi vi domandate chi c'è dietro questo mercato? Quelli che sono malati di pedofilia? No, sono quelli che forse non sono pedofili, forse non, sicuramente non lo sono, ma hanno capito che sfruttando il filone della pedofilia si fanno i soldi. Era il 2001 quando un solo giornale in Italia ospitò una mia intervista. Il giornale era un giornale politico e apparteneva a un movimento politico che ha fatto parlare molto di sé negli anni passati, che è la Lega Nord. Io denunciai che stavano per fondare un partito dei pedofili. Non si sapeva dove, ma era certo che lo stavano fondando, perché online, con un linguaggio universale che utilizzava l'alfabeto cirillico, si stavano scambiando queste informazioni. Io mi ero debitamente formato sul loro alfabeto, sul loro modo di muoversi, ma non riuscivo a capire dove. Dico, stiamoci attenti perché potrebbe pure essere l'Italia. Bene, l'unico giornale che lo ha pubblicato è stato quello della Lega Nord. Io mi sono trovato i carabinieri a casa che mi hanno portato un avviso di garanzia perché un magistrato mi ha denunciato, mi ha indagato per procurato allarme. Confesso che i carabinieri me l'hanno dato con grande imbarazzo, perché dice, cominciamo a sapere quali sono i margini di questa, di questo fenomeno, quindi è con imbarazzo che glielo portiamo, hanno fatto il loro dovere. Così come il giudice, quando io sono arrivato e mi sono difeso con il mio avvocato, poi mi ha voluto finanche come consulente di quella procura, perché ha capito che non ero uno che procurava allarme, ha capito che c'erano delle cose fondate sotto. Devo un grazie grande quanto una casa a un amico e collega dell'onorevole Napoli, andando dalla Chiesa, che è il figlio del generale della Chiesa, che è stato parlamentare, che mi aiutò in quei giorni a Milano a entrare in certi ambienti giudiziari per spiegare che quello che stavamo denunciando non erano cartoni animati, perché ho detto, mo si sveglia un altro giudice e dice procurato allarme. Bene, dal 2001 al 2006 sono passati 5 anni, sono passati 5 anni e guarda caso in Olanda nasce il partito dei pedofili. Tra le varie mozioni che sono state fatte, ce n'è una a firma mia e della buonanima del cardinale Ersilio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna. Il tale giudice Oswis del Tribunale dell'Aia, che non è da confondersi con la Corte Internazionale dei Diritti Umani, è il Tribunale olandese, ha respinto il ricorso scrivendo che il partito dei pedofili è legittimo per non ledere la libertà di espressione. Io ho pensato, e lo dico perché non è reale, perché libertà di espressione è anche la mia, che il giudice sia un pedofilo, perché solo un pedofilo può accettare questo. E voi dite, ma sulla base della filosofia ti permetti di dire che uno è pedofilo? No, sulla base dei contenuti. Perché quando noi abbiamo prodotto il ricorso, abbiamo allegato lo statuto del partito dei pedofili. Ed è nel merito che un giudice deve stabilire le ragioni o i torti di un ricorso. Sapete, bambini, cosa c'era nel partito dei pedofili contemplato?
l'abbassamento della soglia del consenso a 12 anni, vale a dire che a 12 anni i bambini possono fare sesso con gli adulti. Ditemi voi la verità, ma con l'onestà intellettuale che avete solo voi, ma a 12 anni uno può essere adulto? Vi sentite adulti? No, perché non lo siete, perché ne avete concezione, anche se a casa magari c'è mamma e papà che vi dicono che sembrate più grandi, ma non è vero. Avete 11, 12, 13 anni, siete bambini come lo siamo stati noi. Avete un linguaggio diverso, più ricco, avete più contenuti, ma siete bambini. E io ho l'idea che possa essere legalizzato il fatto che un cinquantenne, io, possa andare a fare sesso con una di 12 anni o ripugnanza del genere umano. Mi vergogno, mi vergognerei soltanto al pensiero. Ma andando oltre questo, cos'altro prevede lo statuto del partito dei pedofili che il giudice Ofwis ha rigettato? Prevede che solo per fini cinematografici, quindi solo per fare dei film per il cinema, i bambini possano fare sesso con gli animali. Questo è lo statuto del partito dei pedofili olandese, così come lo stesso statuto prevede la depenalizzazione della detenzione del reato di detenzione di materiale pornografico, vale a dire che a casa tutti potremmo avere filmati di adulti e bambini violentati senza che ciò sia reato. Allora io, forte di queste motivazioni, dico che quel giudice è pedofilo, assumendomi la responsabilità, perché chi può accettare uno statuto del genere? Chi lo può accettare? Uno normale che ha rispetto dei bambini non lo può accettare. La cosa che mi ha fatto male, e lo dico di fronte a un europarlamentare che conosco sin da quando io militavo nella giovanile della Democrazia Cristiana, Mario, ti do il tu come sempre, fa parte della mia storia, della mia biografia, e so di potergli parlare con estrema chiarezza. L'Europa è un'istituzione in divenire, cioè siamo agli albori di questa istituzione, state lavorando per dare corpo, anima a un'Europa vera, autentica. Ma io dico, ma il Parlamento europeo, ma perché se l'è fatta passare sotto il naso questa cosa? Sì, interpellanze, sì, mozioni, sì, il buon senso di un parlamentare singolo che si è ribellato, ma non dovrebbe il Parlamento europeo sanzionare l'Olanda in maniera esemplare? Cioè, ma è questa l'Europa che vogliamo? No, la Commissione, ma anche il Parlamento europeo avrebbe potuto fare qualcosina a livello di censura, secondo me. No, solo questo, non è che so. Perché sapete qual è il rischio? Che se si accetta in Olanda il partito dei pedofili, in Italia sono autorizzati a farlo, in Francia sono autorizzati a farlo, perché costituisce un precedente pericoloso. Sì, dice, ma l'Olanda, dice, ma in Italia queste cose non potrebbero accadere, perché in Italia si sta muovendo qualcosa di culturalmente pericoloso. E vi dico io qual è. Ci sono allegri parlamentari che hanno depositato disegni di legge, l'onorevole Napoli al suo prezzo sicuramente, per abbassare la soglia della guida della patente a 16 anni. Voi dite, va bene, tanto, no, è un segnale culturale non sottovalutabile. Così come alcuni solerti parlamentari hanno chiesto il permesso del fucile a 16 anni. Per fortuna sono disegni di legge rimasti lì impolverati, nessuno ha avuto l'ardire e l'ardore di portarli in aula. Ma sapete che c'è un'altra cosa che fa da corollario molto più esplicitamente a quello che io ho detto, che mi preoccupa. L'Italia ha la soglia del consenso sessuale più bassa d'Europa. È l'Italia il paese dove i bambini possono impunemente cominciare a pensare a fare sesso con gli adulti perché la legge glielo consente. Lo stesso livello era in Spagna, ma la Spagna si è attrezzata perché hanno di recente approvato l'innalzamento della soglia. Sapete, 2 mesi fa è successo a Roma lo scandalo delle baby squillo, avete sentito parlare? Bene.
Un altro segnale culturale è arrivato da lì pesante. La nostra legge prevede che per il reato di pedofilia e le bambine squillo che oggi hanno 16 anni, quando è saltata fuori la vicenda, quando hanno iniziato ne avevano 13, quindi andare con una tredicenne è pedofilia. La legge prevede che questi rei non possano essere ammessi al patteggiamento. Il patteggiamento è quando uno va davanti al giudice, se la gioca a casa 2 mesi senza menzione nel casellario giudiziale e la cosa finisce là e non pagano. La legge prevede che per questo reato non possono essere ammessi al patteggiamento. Ebbene, a Roma i giudici hanno ammesso al patteggiamento alcuni di quelli che sono andati con i bambini, con le baby squillo. Allora io mi chiedo, ma se la legge dice una cosa, il magistrato si è assunto il libero arbitrio di farne un'altra? No, perché parlando con un magistrato mi ha spiegato che esiste poi un corollario di altre leggi a cui solerti avvocati possono appigliarsi ed aggirare quella che è la norma madre, che è quella che prevede che la persona non possa e non debba patteggiare. Allora a questo punto mi chiedo, l'Italia che a livello di produzione legislativa è il paese forse più produttivo nel mondo, perché abbiamo leggi a non finire, a tutela dei minori, se io fossi un sociologo americano, venissi in Italia e leggessi le nostre carte costituzionali, le nostre leggi, il nostro impianto legislativo, direi che questa è l'isola felice per i bambini. Perché abbiamo la legge TV e minori, internet e minori, di cui sono stato ispiratore e estensore, perché abbiamo leggi contro la pedofilia, perché abbiamo armadi pieni di leggi. E come mai questi reati avvengono? E come mai l'Italia vanta il primato europeo per il turismo sessuale? L'Italia è prima in classifica non solo in quanto alla soglia più bassa del consenso, ma è anche la prima in classifica in quanto a turismo sessuale, vale a dire uomini che partono dall'Italia per andare in alcuni paesi a fare sesso con bambini della vostra età. Sono primati che la dicono lunga sull'humus culturale che si sta creando. E guardate, vi dico 2 cose che vi lasceranno di stucco, perché non ci pensate. Semplicemente perché non rientra nel vostro impegno quotidiano, siete giovani, piccoli, avete il diritto di svagarvi con le cose belle, ma chi si occupa di voi deve preoccuparsi di tutto, anche di tutto ciò che sembra bello, ma bello non lo è. Avete presente quelle trasmissioni televisive con Antonella Clerici e Gerry Scotti, dove i bambini a 12 anni, 10 anni vanno a cantare Perdere l'amore, vestite da Lolite e si trasformano in divi? Bene, quello è un momento culturale di accettazione a che il bambino venga esposto a cose più grandi di lui. Se piano piano noi nel tempo accettiamo che il bambino diventi una scimmietta in certi spettacoli per adulti, piano piano cominceremo ad accettare che il bambino debba fare altre cose. E i grandi sanno a che cosa mi riferisco. E allora queste sono derive culturali che sfociano poi in una lobby, e sì, perché nel libro il primo capitolo è dedicato proprio alla lobby della pedofilia. Perché anni fa avrei avuto un avviso di garanzia, ancora, se avessi parlato di lobby. Oggi ne parlo apertamente con cognizione di causa, documentata. Tutto documentato. Chi viene a dire il contrario deve documentarsi, se no lo querelo io. In Italia, ma nel mondo, ma in Italia possiamo parlare di lobby. Nel mondo abbiamo ogni anno, quando c'è il solstizio d'estate, il 21 giugno, la festa dell'orgoglio internazionale pedofilo, il Void of Day International. È una giornata in cui i pedofili a livello mondiale, tramite internet, si scambiano per solidarietà, messaggi di sostegno, eccetera, soprattutto per i pedofili che sono in galera, ma soprattutto fanno veicolare in quel giorno milioni di filmati con bambini sempre più piccoli. Ed esiste il Void of Day International, primo segnale della lobby. Poi abbiamo parlato del partito dei pedofili, via via scendendo in Italia abbiamo avuto operazioni dei carabinieri, nel
corso degli anni, dal 2000 in poi, che hanno portato alla luce il fronte per la liberazione dei pedofili, dove c'erano anche poliziotti corrotti all'interno, hanno trovato le brigate pretoriane pedofile, covi dove all'interno c'è poco da ridere nunzio, perché all'interno hanno trovato armi, hanno trovato, mi riferisco a un'operazione condotta dall'allora maggiore dei carabinieri Giorgio Manzi, che adesso è colonnello e che si occupava del nucleo telematico dei carabinieri. Hanno tirato fuori un covo dove c'erano ordigni ed esplosivi che erano destinati a colpire i nemici loro, magistrati particolarmente attivi sul fronte dell'antipedofilia. Allora, che cos'è? Il singolo pedofilo malato? O ci ritroviamo di fronte a una battaglia che vede pericolosamente i bambini esposti? Allora, nel nostro libro scendiamo nei dettagli e nei particolari, perché il libro è diviso in tre sezioni. La prima sociologica, che è la mia, dove si parla della lobby. Un aspetto penale o penalistico, che dir si voglia, che è curato dall'avvocato Antonino Napoli, che è il mio vicepresidente, che parla delle lacune delle leggi in vigore a livello nazionale e internazionale, una parte civilistica sul recupero del bambino, eccetera, curato dall'avvocato Lucia Legati, che è una civilista. Ma c'è anche lì stampato il testo di un nostro disegno di legge che da 2008 giace in Senato, anche lui impolverato. Che cosa noi prevediamo in questo disegno di legge? Un inasprimento serio della pena. Ma voi dite che l'inasprimento serio della pena significa che al pedofilo daranno 10 anni? No, 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 non ci interessa, perché il pedofilo, se anche facesse 10 anni di galera, quando esce sempre pedofilo rimane. Deve scontare la pena anche attraverso il passaggio della cura coercitiva. Me ne frego dei ben pensanti, me ne infischio di chi la pensa in maniera ben pensante. Quando si parla di cura del malato reo, si parla di percorso psicoterapeutico, cioè un terapeuta deve seguire le fasi di questa persona per capire se ce la fa a uscire dal quadro. Se non ce la fa, bisogna fare come in America: inibizione farmacologica forzata, ogni giorno anche a piede libero. Devi passare dalla caserma dei carabinieri alla polizia, alla finanza, nel posto dove il giudice stabilisce, ti devi prendere la pillola. Perché a noi quello che interessa è l'incolumità del bambino, non il perbenismo dei ben pensanti che quando sentono parlare di questi rimedi cominciano a gridare al lupo al lupo. A noi interessa che il bambino venga conservato integro, che il bambino non corra più rischi, e dobbiamo adattarci a quelle che sono le misure che la contemporaneità ci offre. Questo ci offre e questo noi dobbiamo adattare. All'interno del libro la rassegna stampa anche delle cose che abbiamo denunciato nel corso di questi anni, e concludo ringraziando tutti gli astanti, perdonatemi, ho molti amici qua dentro, Anna Nicotra, il mio amico Luzzo, un grazie particolare, doveroso, a chi mi ha visto crescere, e io sono cresciuto al suo fianco anche condividendo esperienza amministrativa al comune di Daulianova, Angela Napoli, che ha ragione Luzzo, è uno specchio per questa regione, e tante volte a lei mi sono interfacciato anche per segnalare brutture di questo sistema, dove non so, credimi, è come veramente lottare con i mulini dentro, perché proprio là dentro si annidano strani meccanismi di diniego rispetto alle istanze che noi proponiamo. Non posso andare oltre perché voglio rimanere a piede libero. E un grazie a Mario Pirillo, che veramente mi ha visto crescere dalle giovanili. Io ero il vice segretario regionale della giovanile, lui era allora un rampante consigliere regionale, ma era presidente dell'USL prima, da Mantè, eccetera. Quindi cari ricordi e cari riferimenti istituzionali, riferimenti che so essere lì. Se abbiamo bisogno, so che ci sono. Ma di una cosa abbiamo bisogno: abbiamo bisogno della vostra coscienza individuale.
perché a differenza dell'avvocato Tulelli, che ha ragione, lei dice facciamo anche le marce in piazza, mi potrebbe stare pure bene perché ogni contributo è fondamentale. A me interessa più che altro il radicamento di questa sensibilità che deve nascere in ognuno di noi. Ognuno si interpreta ogni giorno del rispetto dovuto al bambino. Parlo agli adulti. Voi bambini documentati, avete leggi, avete convenzioni, a scuola parlate di queste cose con i bambini, rendeteli consapevoli. La scuola è vetusta, Angela, tu sei preside, hai fatto parte di commissioni cultura e istruzione, perché la scuola nel 2014 non adotta l'educazione sessuale? Che sarebbe il primo baluardo per cominciare a dare ai bambini le armi di difesa in proprio. E quando parlo di educazione sessuale mi riferisco ad aspetti psicologici, sociologici, di igiene e salute, così come anche l'educazione ai media. Nel 1970 l'UNESCO ha cominciato a patrocinare i primi percorsi e dopo 44 anni l'Italia non ha l'educazione ai media che negli altri paesi esiste. E allora sono lacune da colmare, il cammino è irto e via dicendo. Concludo con una metafora, che è la metafora di questi anni, di questi mesi, vale a dire con un messaggio agli adulti: sensibilizziamoci su queste cose, queste sono battaglie che non hanno bisogno di eroi, queste sono battaglie in cui tutti dobbiamo giocare sullo stesso piano, la difesa dei bambini più prossimi, prenderci cura dei bambini più vicini, perché avete visto cosa è successo, è successa una cosa strana, in Sicilia Denise Pipitone è scomparsa nel giorno del mercato. Io sono andato a vedere, Angela, era impossibile che nessuno se ne accorgesse perché c'erano le pancarelle davanti. E poi Ciccio e Toria Gravina di Puglia. Li hanno cercati in Albania, in Romania, in Germania, dai parenti, hanno accusato il padre, l'hanno messo in galera, dove erano nelle viscere del paese in un dirupo che tutti sapevano essere pericolosissimo, eppure non sono andati lì, Mario, dove i bambini stavano morendo, distenti. Allora io vi dico, che società è quella che riesce a commuoversi davanti a internet grazie ad immagini di bambini che arrivano dall'Iraq, dall'Africa, e noi piangiamo perché diciamo poveri bambini, non sapevamo che passassero tutto sto calvario. Ma vedete, il nostro esserci abituati a guardare lontano ai mondi esotici attraverso internet ci ha disabituati a un esercizio molto più doveroso, che è quello del guardare ai bambini prossimi, quelli che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Spero che la lettura di questo libro possa contribuire a ricostruire il tessuto di una società adulta che deve ricominciare a responsabilizzarsi nei confronti dei bambini. Vi ringrazio per questa possibilità. Io penso che non sono parole per ringraziare Andrea Marziale per questa bella lezione che ci ha dato a tutti noi. Io voglio soltanto riferire su alcune cose che sono state dette o non dette. Ogni anno spariscono nel mondo 700.000 bambini, 3.000 solo in Italia, poi c'è 1.300 persone che si suicidano nelle carceri, 90 femminicidi, cose tristissime. Eppure il nostro sociologo calabrese, che non si è montato la testa, che ha cercato di onorare la nostra regione in tutte le parti del mondo dove lui va, oggi ci ha fatto un quadro estremamente desolante di una nostra indifferenza. E allora io penso che su questo tema abbiamo qualche cosa da dire e da fare, perché è troppo facile parlare e andare così come se avessimo ascoltato nulla. Invece oggi abbiamo ascoltato qualcuno che si indigna, perché l'indignazione in questo paese comincia a mancare, e questa indignazione che esce forte e chiara dalle parole del nostro amico Antonio, perché dottore non voglio essere chiamato, ma perché si chiama Antonio, ho letto alcune di cose tue, quindi io adesso chiedo all'onorevole Napoli, che è stata tante volte citate durante questi interessanti interventi, di dire qualcosa assieme a tanti altri, ma logicamente, siccome è un rispetto dei tempi, ogni intervento durerà pochissimo. Grazie.
Sì, sicuramente sarò breve perché l'illustrazione del dottore Antonio Marziale credo che sia stata completa e anche incisiva. Innanzitutto voglio ancora una volta ringraziare l'Associazione Universo Minori, la dottoressa Tulei, il vicepresidente della stessa associazione, perché nel presentare questo libro intendono trattare davvero degli argomenti sempre ed esclusivamente a tutela dei minori, dei piccoli, ed è importante così di fatto è quello che fa l'Osservatorio dei diritti dei minori presieduto egregiamente dal dottor Antonio Marziale che non fa altro che attenzionare quotidianamente e vi dico quotidianamente perché l'attenzione che viene rivolta dall'Osservatorio dei diritti dei minori ai minori non è solo sul problema della pedofilia, ma è su tanti altri problemi che coinvolgono i minori e che spesso sono oggetto di adescamento dei minori portandoli verso naturalmente il mondo dei cattivi. Il testo del dottore Antonio Marziale è un testo più rivolto agli adulti, nel senso che di fatto sono gli adulti che commettono il reato di pedofilia ed è un testo la cui lettura, dalla cui lettura si viene a conoscenza in realtà di quanto pesi nella nostra società questo reato non solo nei confronti della commissione dello stesso verso i minori, ma quanto pesi questo reato anche in termini di frutto e quindi di costituzione di lobby del reato stesso. Vedete, oggi è il 6 maggio, ieri si è celebrata, e anche questo fa parte di un discorso che fa comprendere come ancora gli italiani non siano diventati consapevoli di questo dramma della pedofilia. Ieri si è celebrata la giornata che viene celebrata annualmente dal 2009, che abbiamo voluto istituire in Parlamento, la giornata contro la pedofilia. Però si è celebrata e probabilmente quelli che siamo qui stamattina, oggi, tranne pochi, soprattutto voi studenti, sicuramente non lo sapevate nemmeno, eppure è la giornata che appunto abbiamo istituito nel 2009, dopo essere venuti a conoscenza del dramma e dei numeri che investono purtroppo questo reato in Italia, ma ormai un reato a livello internazionale, considerato appunto la presenza delle reti, di internet e di tutto quello che si infila all'interno delle stesse. Abbiamo voluto istituire questa giornata
fortemente voluta da un parlamentare che ha subito il reato della pedofilia quando era piccolo, quando era sicuramente minorenne, ed è un reato che ha subito e che si è trascinato, così come tutti coloro che subiscono questo reato, si è trascinato per tutta la sua vita e ancora oggi ne risente molto. E noi ci siamo fatti promotori insieme a lui di creare, di indire questa giornata annuale contro la pedofilia, proprio sperando che di questo problema se ne parli, se ne dovrebbe parlare quotidianamente, ma almeno una volta all'anno, per capire che cosa c'è dietro e per capire anche quali sono gli interventi necessari. Vedete, le leggi, diceva giustamente Antonio prima, in Italia ci sono, c'è poi la Convenzione di Lanzarote, della quale sono stata relatrice alla Camera dei Deputati, di fatto, insomma, dà molto in termini legislativi su questo, per combattere questo dramma, ma io credo che all'interno della Convenzione di Lanzarote, al di là delle pene, al di là dell'inserimento dell'adescamento, il reato di adescamento, questo è un reato che nella Convenzione di Lanzarote non era prevista e che noi fortemente abbiamo voluto venisse inserito all'interno della stessa Convenzione in Italia. L'adescamento, perché i metodi attraverso i quali i minori, voi minori, venite adescati, venite coinvolti anche e soprattutto all'interno della famiglia, ma anche all'interno di comunità dove vivete bene, dove ci si trova insieme in maniera più agevole. Ecco, i metodi di adescamento sono davvero pesanti. Allora dicevo, al di là però di tutto questo che è contenuto nella Convenzione di Lanzarote, io credo che questa Convenzione abbia avuto un ruolo importante, ma non è ancora veramente recepito dalle istituzioni, cioè il ruolo della prevenzione. Ecco, io credo che questo fenomeno si debba poter combattere non solo e non tanto in maniera assolutamente dovuta con la punizione, la repressione, e quindi l'aumento delle pene. Rendiamoci conto però che repressione avviene quando il reato è già stato commesso. Io credo che sia invece estremamente importante la prevenzione. Bisogna conoscere questo fenomeno e lo dovete conoscere voi che siete minori e che quindi siete l'oggetto dell'adescamento. Dovete sapere che esiste purtroppo questo reato, e però non potete sicuramente farlo da soli. L'attività di prevenzione non può essere solo affidata
singoli minori senza che le istituzioni preposte e che sono previste nella Convenzione di Lanzarote se ne facciano carico. Le scuole, vedete, mi ricordo che durante la valutazione e la discussione generale sul provvedimento della Convenzione di Lanzarote, noi abbiamo avuto anche dei momenti di grosso diverbio tra colleghi parlamentari, quando ci siamo battuti fortemente per prevedere l'obbligo della denuncia da parte anche dei docenti della denuncia di questo fenomeno. Io capisco che al docente viene richiesto un incarico maggiore, però a volte il minore che è soggetto a questo reato, che è stato vittima di questo reato, non riesce a denunziarlo, più che mai quando il reato viene perpetrato all'interno delle famiglie. E però il minore nella stesura di un tema, di un elaborato, nel momento in cui fa qualche disegno, quindi proprio nello svolgimento della stessa attività didattica, certe volte riesce a dare la dimostrazione che c'è qualcosa che non va, che ha subito. E il docente in questo caso ha una notevole importanza, perché deve anche dai temi, dai racconti, dai disegni, riuscire a capire. Ricordiamoci che il docente, oltre al ruolo didattico di vero insegnante, ha anche il ruolo pedagogico, ha un ruolo estremamente importante per recepire dal punto di vista pedagogico anche i problemi degli studenti. Quindi il docente ha l'obbligo di denunciare questo reato, di cominciare a scavare, a vedere che cosa c'è, che non c'è, che nel bambino, nel minore non va, fino a arrivare effettivamente ad aiutare. Ecco, questa rientra tra le attività di prevenzione, così come, e chiudo perché mi accorgo che sto rubando tanto tempo, però questi sono argomenti estremamente importanti, così come il carico della prevenzione deve essere fatto anche dalle istituzioni, in particolare dagli enti locali. Nessuno può tirarsi fuori dal avviare un'attività di programmazione, un'attività di programmazione che sia veramente incisiva dal punto di vista della prevenzione per abbattere questo reato. Se questa attività di prevenzione manca, io vi garantisco che la preoccupazione che possa nascere anche in Italia questo fantomatico partito dei pedofili è un rischio veramente molto vicino. D'altra parte tenete conto che quello che stiamo verificando in questi giorni, che dimostra come la perdita di valori ormai sia fortemente dominante,
e chiudo davvero, ma guardate che quello che è accaduto l'altra sera in occasione della partita, e io metto da parte il resto che andrebbe attenzionato ancora di più, ma non in questa sede, ma i fischi che noi siamo stati costretti a sentire da parte di coloro che erano lì nel campo sportivo per assistere alla partita contro l'inno nazionale, ecco, io credo che quella sia stata la dimostrazione di come effettivamente le speranze per abbattere, ecco, perché quando viene meno il sentimento della nazione, quando si fischia l'inno nazionale, allora la strada schienata verso questi reati mi pare che sia estremamente evidente. Quindi ecco, tutti insieme, e soprattutto noi adulti che abbiamo davvero il dovere di recuperare tutti i minori, perché sono i nostri figli, perché sono i nostri nipoti, stringiamoci e facciamoci carico con grande responsabilità di aiutare i minori e quindi tutelarli davvero, chiuderli intorno a, facciamo un cerchio di salute pubblica che metta davvero in cantina e una cantina murata questi terribili reati come quello della pedofilia. Allora adesso così stiamo continuando il modo europeo a fare l'intervento, perché no, è più importante, caro Mario, che siano stati fatti gli interventi a livello europeo. Io volevo soltanto dire una cosa a tutti noi. È giusto che siamo in un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico, ma che si inizia a recuperare soldi dalla polizia della comunicazione è una cosa impossibile, vergognosa, ecco, meno male che hai usato il termine. A Bergamo non è stato giusto la prima cosa. È un organismo che ci guida da tutto il mondo e noi lo guidiamo. Comunque, andiamo avanti. Allora adesso per un breve saluto a Marco Marchese, che ci... No, però... scusa. No. Non è un problema io stavolta, lo dico perché è andato via la sessione. Nessun problema. Io in realtà avrei dovuto parlare subito dopo la Presidente Rita Tulelli. Io sono qui veramente per rubare 30 secondi, giusto per fare i saluti da parte dell'associazione. Vedo facce amiche, tra cui sono dentro anche di questa sinergia che è nata con alcuni istituti, vedo appunto sempre le stesse facce come docenti, come professori, sono veramente molto contento. Professoressa, che può anche notare la mia promozione, nel senso sono sempre stato qui in veste di moderatore, oggi mi trovo qui come vicepresidente di questa associazione e non posso che ringraziare in prima persona, lo voglio fare pubblicamente, la dottoressa Tulelli che mi ha dato questa grande opportunità e colgo anche l'occasione per ringraziare l'autore del libro, il dottor Antonio Marziale, come appunto segno di laboriosità di una Calabria che lavora e lo dimostra in tutta la nazione. Grazie a tutti e buona continuazione. Il Mario Pirillo, che è europarlamentare, che è stato sottoposto anche da parte di Antonio per una serie di interventi che sono mancati o sono stati non efficaci. Grazie Mario. Sì, eccolo trovato. Grazie Nunzio, buongiorno a tutti, soprattutto a questi giovani ragazzi e ragazze, vero? Alle colleghe, alle professoresse, agli amici che sono qui seduti al tavolo della Presidenza. Devo ringraziare Rita per il cortese invito e tutti i membri dell'associazione
Universo Minore, che come sempre sono attenti e vigili sui reali problemi della società. Antonio Marziale, che l'ha detto lui, io conosco quando ho letto che c'era lui, io me lo ricordo, lasciatemelo dire, non per restituire i complimenti, era un giovane brillante, ma veramente brillante, perché allora Angelo, la classe dirigente si selezionava assolutamente, senza nulla togliere a quella moderna, si selezionava in maniera molto più rigorosa, cioè o avevi o stavi a casa. Antonio era brillante allora, e io sono contento, ti dico la verità, non ti ho seguito, questo lo dico con grande rispetto, non ti ho seguito bene, però ora ho capito in questi ultimi tempi che stai facendo un bellissimo lavoro, neanche tu mi hai chiamato, poi alla fine ti faccio una proposta. Antonio Marziale, che è un sociologo, presidente dell'Osservatorio Nazionale sui diritti minori, e gli avvocati Antonino Napoli, penalista e responsabile dell'ufficio legale dell'organismo, e Lucia Legati, civilista e mediatrice familiare, traggono il libro Pedofilia, ciò che tutti noi dobbiamo sapere. L'escalation delle organizzazioni della dedita all'abuso dei bambini, anche in tenera età, allo scopo di infrangere il velo dell'indifferenza che pervade l'opinione pubblica, che invece ha il diritto dovere di saperne di più. Questo libro lancia un messaggio importante a tutta la società e in questo caso anche alla politica in maniera trasversale. La pedofilia è un fenomeno che non va sottovalutato. La direttiva varata il 27 ottobre 2011 dal Parlamento Europeo con gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, stabilisce norme minime riguardo la definizione dei reati e delle sanzioni penali. Tra le misure previste in produzione del reato di adescamento online, cioè il tentativo di un pedofilo di avvicinare un minore in rete, il cosiddetto grooming, per un cittadino europeo il turismo sessuale è perseguibile anche fuori del territorio dell'Unione. Riguardo i siti web che contengono il fondo materiale pedopornografico, devono essere tempestivamente rimosse le pagine ospitate nel territorio europeo, se deve bloccare l'accesso, se non è possibile rimuovere quando sono ospitate fuori dal territorio dell'Unione. Sequestro e confisca dei beni derivanti dai reati in questione, interdizione delle attività professionali che implicano contatti diretti e regolari con minori e in questo caso possibilità di richiesta di informazione da parte del datore di lavoro al momento dell'assunzione. Indagini e azione penale non subordinata alla denuncia e possibilità di continuare anche in questo caso il ritiro delle dichiarazioni, possibilità di perseguire i reati per un congruo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiorità da parte della vittima. La direttiva che combatte gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia intende per l'appunto rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico del trasgressore e le protezioni delle vittime in tutta Europa. Voglio ribadire con forza che il Parlamento europeo si è battuto fortemente per la creazione di sanzioni, per le torture applicabili nei vari Stati membri, anche l'Olanda. Poiché il 20% dei molestatori continua a commettere violenze anche dopo la condanna, la direttiva dispone che ai condannati per questi tipi di crimini sessuali sia interdetto in via temporanea o permanente almeno l'esercizio di attività professionale che comportano contatti diretti e regolari con i minori. I datori di lavoro avranno perciò diritto a richiedere informazioni alle autorità giudiziarie su eventuali condanne per abuso sessuale ai minori. Agli Stati membri verrà richiesto inoltre di assumere ulteriori misure, come ad esempio iscrivere i nomi dei condannati per pedofilia in un apposito registro. Infine, mi preme sottolineare che l'iniziativa di oggi consente di fare alcune riflessioni soprattutto sul ruolo dimenticato, ma fondamentale, delle famiglie e della scuola. Molteplici problematiche sono all'ordine del giorno per i nostri figli, ma è quanto mai indispensabile trasferire loro valori più genuini,
spesso sostituito da ambienti televisivi o da pagine di posto. Ringrazio ancora una volta l'avvocatessa Rita Tulelli, che mi ha permesso di ascoltare Antonio Marziale, il quale attraverso il libro ha consentito a tutti noi di fare una serie di riflessioni sul fenomeno della pedofilia e quali strumenti usare per combattere. Concludo questo nunzio, intervento europeo, tempi europei, noi parliamo, scusate la direzione, parliamo un minuto, non parliamo tre o quattro, noi ci è consentito, lo sai, un minuto, massimo tre minuti quando siamo nella torre, quindi un minuto noi dobbiamo dire, ciò sono i tempi europei, questi però non sono tempi europei. Sono disposto, cara Rita, cara Antonio, a lavorare con te, con lei, per predisporre proposte da sottoporre al Parlamento europeo, perché noi abbiamo, come tutti voi sapete, anche lo sa, come me, come collega italiano, che possiamo fare delle proposte, fare una risoluzione per migliorare una direttiva. Io sono disposto, chiamati, vengo, venite, proposte che sottoponiamo al Parlamento europeo. Noi non abbiamo tempi lunghissimi, abbiamo tempi lunghi, ma quelli che ci vogliono per modificare, per aggiornare e migliorare. Ecco, questa non aggiornata, le cose che hai detto, probabilmente non vanno sottolineate per il nostro paese, vanno sottolineate per altri paesi. Questo si può fare se noi premiamo di più sul Parlamento. Quale Parlamento, oggi dopo il trattato di Lisbona, tu lo sai meglio di me, ha acquistato una serie di funzioni che non aveva, di competenze che non aveva, per ultimo anche in questo settore, diciamo, della parte, diciamo, gli aspetti sociali della vita comunitaria, ecco, quindi possiamo intervenire maggiormente. Cioè, il Parlamento si occupa oggi della povertà, si occupa delle situazioni difficili che ci sono in Europa, io per questo dico la verità, sono molto soddisfatto, perché abbiamo, per esempio, lo vado ripetendo, una direttiva Angela che vuole garantire l'alimentazione alla terra, tutti gli abitanti della terra fino al 2050, cioè il pericolo della desertificazione. Cioè, questo è un fatto interessantissimo, cioè garantire ai nostri simili, partendo dall'Europa, l'alimentazione a tutti i popoli della terra. Quindi questo è un fatto che sembra niente, ma leggendo gli atti poi non si convince che effettivamente è una cosa assai interessante, importante, e che da qualcuno necessariamente deve partire. Quindi ai giovani questo messaggio: nell'Europa è più vicino, l'Europa attende a queste problematiche importanti. Io sono contento che le scuole partecipino, quindi vorrei che fossero più, non voglio, che attendere le cose che si muovono in Europa. Ci sono molti insegnanti che lo fanno, qualcun altro che ha, insomma, una preside come Angela Napoli, queste cose le sa a memoria, le fa l'esercito per andare parecchio. Quindi vi ringrazio, vi scusa se poi corro, non vi dico la ragione, ma c'ho un impegno, devo andare, ecco, devo andare in giro. Quindi vi ringrazio, soprattutto i giovani, i colleghi, i docenti e tutti i partecipanti, compresi i nostri amici che stanno qui. Una... Iniziamo adesso un breve giro di saluti da parte dei componenti delle diverse associazioni che ci hanno onorato della loro presenza. Il dottore Marco Marchese, presidente dei centri di intervento. Sì, sarò segretario del centro di iniziativa locale, centro di privato,
che è di tolleranza locale, di un'organizzazione radicale. Volevo ringraziare il dottor Marziale per insomma, aver pubblicato questo testo. Questo si sente perfetto. Allora, dicevo, molto brevemente, io sono il segretario del Centro di Iniziativa Locale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. L'Associazione Radicale Certi Diritti reca nel suo sottotitolo, che racchiude un po' lo scopo dell'associazione, questa dicitura: Centro di Iniziativa Politica Non Violenta, Giuridica e di Studio per la promozione e la tutela dei diritti civili, per la responsabilità, e sottolineo responsabilità, e la libertà sessuale della persona. Ci occupiamo dei diritti civili e io in questa occasione davvero voglio rivolgere un ringraziamento al dottor Marziale per la pubblicazione di questo libro denuncia, perché forse proprio partendo da questo testo, che per un disguido ahimè non ho potuto consultare prima, quindi chiedo scusa, voglio dire, di questa carenza, però purtroppo per causa di questo disguido non abbiamo potuto leggerlo prima questo testo, però dalla presentazione ottima che ci ha fatto il dottor Marziale, io prendo spunto per ringraziarlo, perché questo qui ci dà l'opportunità al nostro Centro di Iniziativa Locale e all'intera associazione Radicale Certi Diritti per fare un approfondimento che sono alcuni anni che noi ci riproponiamo di fare, perché l'argomento appunto pedofilia è un argomento scottante, è un argomento sul quale, voglio dire, ormai non è più sufficiente dire la pedofilia è un reato, la pedofilia è brutta e cattiva, la pedofilia è una cosa brutta. Bisogna dotarsi di strumenti. Proprio in questa sede, qui al Comune di Catanzaro, qualche settimana fa si è presentato un libro, un altro libro che era una testimonianza, una storia, di una, proprio la storia sulla carne viva di una persona che ha subito violenza in un seminario per 6 anni e quindi si è dibattuto anche di questi temi e ci siamo un po' interrogati. Io così a prima acchito le domande che mi pongo, ma sono domande assolutamente aperte e sul quale anzi desidero confrontarmi con il dottor Marziale, sono: ma l'inasprimento delle pene servono realmente come deterrente per i reati, a prescindere dalla pedofilia? Forse il paradigma avrebbe spostato, e qui ha ragione il dottor Marziale, sulla certezza della pena, quindi chi commette un reato deve poi dopo, si deve poi dopo avere in questa società la certezza che questa punizione, lo dico tra virgolette, perché poi c'è un dettato costituzionale che non la chiama punizione, cioè la società è chiamata alla rieducazione di colui che ha commesso un reato, e cerchiamo di interrogare se il problema sia più sulla certezza della pena, quindi la certezza che le persone che commettono un reato possono essere poi dopo rieducate, reintrodotte nella società, piuttosto invece che continuare a inasprire le pene e poi dopo purtroppo non applicarle. Mi interrogo proprio, cioè il dottor Marziale ha detto le parole forti sul giudice olandese che ha, diciamo, emesso quella sentenza controversa, e però io qui divento veramente molto combattuto, perché la domanda che mi pongo: i pedofili organizzati e che si costituiscono come partito e che rivendicano dei loro, tra virgolette, diritti, in una società che vuole affrontare questo problema in modo efficace, anche con un certo pragmatismo, perché pragmatismo significa non soltanto fare i manifesti ma sporcarsi le mani, affrontare i problemi, quello che mi chiedo è meglio
segare completamente le gambe e quindi rendere illegale da tutti i punti di vista l'espressione anche dei pedofili, oppure è meglio che questi possano trovare degli spazi di espressione perché in questo modo non rientrano nella totale piena clandestinità e quindi ci restano i reati, ci restano le vittime e svanisce pure la conoscenza su questo fenomeno. Questo non è un'affermazione, ma è una domanda, un interrogativo che pongo. Ragioniamoci su perché se noi operiamo soltanto dal lato della repressione, il rischio però è che il fenomeno si avvisse in modo talmente profondo. Ci teniamo le violenze, ci teniamo le vittime e ci teniamo la non conoscenza del problema. Quindi su questo qui penso che sia un tema che debba essere dibattuto in modo molto aperto e ragionarci su. Sulla diciamo deriva un po' è un prodotto di cultura, il dottor Mazziera parlava prima, ci sono alcuni segnali anche in Italia, la proposta di legge sull'abbassamento per conseguire la patente a 16 anni, questo qui potrebbe essere diciamo un segnale, il discorso di abuso dei bambini con rappresentazioni da persone grandi, persone adulte, con belle informanze che vengono richieste anche ai bambini da avere proprio professionisti. Questo può creare o favorire un ruolo di cultura per quanto riguarda lo sviluppo della pedofilia. Su questo qui ci dobbiamo un po' interrogare, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci viene anche incontro con dei documenti, con delle riflessioni, e io penso che l'azione di contrasto è chiaramente, la mia opinione, più efficace nei confronti della pedofilia, per cui dell'abuso sui bambini, sia quello sia l'approccio educativo. L'approccio educativo che va proprio nell'albero anche delle proposte del dottor Mazziale e che secondo me può fare perno, e sarebbe secondo me anche un'azione molto efficace, che è quella dell'educazione sessuale nelle scuole. L'educazione sessuale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce in un documento del 2013 deve partire già dalla tenera età, calibrata nei toni, nei modi e nelle forme adeguate, chiaramente, ma per fornire ai giovani, ai giovanissimi e ai bambini quegli strumenti per capire che cosa sta succedendo in un determinato contesto particolare, con la famiglia. Noi sappiamo che la maggior parte degli abusi purtroppo si sviluppano in famiglia, con le figure di riferimento. E quindi, che dire per chiudere questo intervento? Devo muovere comunque una piccola critica anche al dottor Mazziale, perché ha citato i transiti, no? Quale, facendo un po' un accostamento, sono le persone malate. Io non sono di questo parere, perché non bisogna confondere quelle che sono devianze e quelle che sono invece pratiche oppure libere pratiche sessuali, voglio dire, perché se facciamo questo accostamento, no? Dove una persona si traveste, questo qui è considerato un malato alla stregua del pedofilo, allora quello che faccio nei passaggi successivi e abbondano, voglio dire, le cronache, le dichiarazioni anche di rappresentanti di livello che accostano per esempio l'omosessualità alla pedofilia. È una cosa profondamente sbagliata, che è una teoria diciamo completamente strappata. Io quindi sono del parere che si parte soprattutto dalla prevenzione, per cui dall'educazione e dal cercare di fornire più strumenti possibili ai giovani per poter capire che cosa succede giorno per giorno, momento per momento, nella propria vita. Poi va benissimo qualsiasi tipo di ragionamento sulle pene, sull'inasprimento delle pene, su quelle che possono essere pene coercitive. Personalmente non sono
d'accordo, diciamo, su questo, però la cosa importante, ed è questa l'importanza di questo testo, per cui chiudo questo mio intervento con un rinnovato ringraziamento al dottor Marziale, questo, diciamo, è l'occasione per far sedere attorno ad un tavolo gli attori sociali non sono soltanto le associazioni che oggi parlano qui, ma sono anche le istituzioni e chiaramente, chiaramente l'osservatorio sui diritti dei minori che il dottor Marziale così egregiamente conduce da tanti anni. Vi ringrazio. Adesso il dottor Sergio Caruso, salve, inizio con i semplici saluti doverosi, dicevo che semplici saluti doverosi a questa bellissima manifestazione organizzata dal presidente Rita Tulelli, Universo Minore. Conosco il vicepresidente Gaetano Romano, impegnatissimo attraverso un giornalismo d'attenzione sociale, di inchiesta, a far sapere alla portata di tutti determinati temi con grande competenza, non è facile. Sono onorato di essere al tavolo del relatore, nonostante con i rappresentanti delle istituzioni, ma anche con il grande Antonio Marziale, che ho avuto la fortuna di conoscere in varie occasioni a Roma, al Ministero dell'Interno, all'AMI, nelle varie università. È veramente, Antonio, nell'ambito dei minori e della sociale, è un punto di riferimento per tutti noi. E questo libro, che tratta un tema molto difficile, nonché diciamo maltrattato dal mediatico nemico della scienza, perché tutti parlano di pedofilia, ma in realtà dal punto di vista scientifico, dal punto di vista nosografico, dal punto di vista metodologico, di pedofilia sanno poco e niente, soprattutto determinate persone che vanno ad avvantaggiare un circolo mediatico che ha stancato, in programmi del venerdì sera, che non sono cavolate, che hanno stancato, che vanno a creare disinformazione, perché la pedofilia è un contesto scientifico, non si accomuna, come diceva il dottore, con l'omosessualità, che è un orientamento, è una disforia dell'orientamento sessuale, non è né una patologia né un disturbo, non si accomuna con altri eventi macabri perché ha una nomenclatura in sé, è una parafilia in cui i caratteri sessuali del bambino diventano prevalenti ed è prevalente soprattutto un'attenzione e bisogna stare molto attenti. Noi in Italia abbiamo un brutto difetto, ve lo dicono anche per il criminologo clinico, il criminologo profile, un po' come si vede in televisione, sono consulente di tre procure, sono docente in 3 o 4 master, mi ricordo, in tutta Italia, faccio queste formazioni, il mio libro sul femminicidio ha venduto più di 500 copie, nemmeno a un anno alla prima edizione, mi occupo prevalentemente di questo e la mia fortuna è aver studiato con grandi maestri e grandi professionisti, uno tra tutti il professor Matteo Villanova all'Università degli Studi di Roma, che ad oggi forse uno dei più grandi esperti della, appunto, di questo termine. Il problema è che in Italia abbiamo un'attrazione verso il macabro, cioè non ci concentriamo sulla cosa più importante, che è la prevenzione, la riduzione del danno, la prevenzione del rischio prima che succedano le cose e prima che succede l'abuso, l'evento traumatico, perché quando ci alziamo le antenne, quando sentiamo la ragazza abusata, quando sentiamo il bambino abusato, quando sentiamo la donna vittima di stalker, ma prima c'erano queste, però prima, quando si vanno a presentare i progetti nelle scuole, nei comuni, nelle istituzioni, non ci sono mai soldi. E questa scusa è stancata, perché poi si vanno a fare i viaggi, si vanno a fare le attività, vanno a fare la fondata in piazza, che onestamente non si fa nessuno, perché è talmente grande l'emergenza che bisogna occuparsi di cose serie e bisogna occupare soprattutto della tutela, in questo caso dei minori. Un'altra cosa che mi ha sconcertato molto è stata la mancata attenzione, la mancata competenza su un fenomeno molto serio che è successo nella zona romana, ma purtroppo
ha destato una grande attenzione verso tutto il territorio e ci sono tantissimi casi, vi posso assicurare, anche in Calabria, che rientrano nell'ambito della pedofilia, che sono le baby prostitute. Io, anche pseudo esperti che vanno a parlare in televisione senza cognizione di causa, purtroppo anche della mia categoria, nessuno ha parlato di baby vittime. Cioè, nessuno ha parlato di baby vittime. Ci sono state le persone che, con tanto di presunzione scientifica, sono andate anche a colpevolizzare queste donne, queste bambine, non sapendo, non studiando, per me, per loro, quando si aggrava il disagio e quando si aggrava il trauma effrattivo in età infantile che diventa danno. Questo dovevano pensare e non l'hanno fatto, perché siamo ormai presi da un'azione mediatica in cui tutti ci sentiamo esperti e ci dimentichiamo delle cose più importanti, la tutela del minore. Di pedofilia non se ne parla solo oggi attraverso la rete e la diffusione, di pedofilia infatti avevo preparato delle slide, fortunatamente per motivi tecnici, dico fortunatamente perché ci sono dei minori e non, come diceva il dottor Marziano, non bisogna esporli a un terrorismo psicologico che questa età fa soltanto danno, però possiamo parlare ugualmente in termini più generali, più diciamo somministrati. Io avevo preparato una ricerca fatta a Roma 3, professor Villanova, sulla pedofilia e i contenuti Disney. Cioè, noi abbiamo somministrato tanti anni una delle favole, ma se chiede allora, sapete che Alice in Paese delle Meraviglie? L'avete letto la favola di Alice in Paese delle Meraviglie? Credo la maggior parte di tutti, che era le rumbe d'occia. Carol è stato accusato di pedofilia ed è stato trovato con più di 100 foto di nudi di bambini e talmente tanti contenuti subliminali come la porta in cui entra Alice e il bastone del coniglio hanno un carattere erotizzante che sfocia nell'altro, che sfocia nella sessualità forte, che con richiami e riferimenti alla pedofilia. Questa per dirvene una. Un'altra cosa grave è la mercificazione dei bambini in contenuti e in trasmissioni televisive che lasciano il tempo che trovano, perché uno magari si dice mando mio figlio perché c'è un bambino a 12 anni può cantare fino a mezzanotte l'una, cioè se guardate sono bambini travestiti da adulti e l'adultizzazione precoce è un dramma effrattivo, psicologico, psicodinamico, di una gravità enorme, che voi nemmeno immaginate, forse pari all'abuso. Quindi dobbiamo prevenire e dobbiamo lavorare in questi termini. Un'altra cosa grave, il grooming, è l'adescamento attraverso Facebook, attraverso i vari social network di minori. Ad esempio, qua mi rivolgo a voi. Quando magari andate su internet, andate su Facebook, sui social network, diffidate da persone che vi vogliono conoscere subito, da quei profili, da persone che vi chiedono informazioni dirette a voi, come andate, che fate a scuola, perché dietro profili sono dei profili falsi di persone che vi vogliono fare del male. E poi invito i genitori, gli insegnanti a creare una sorta di vademecum, cioè delle regole, da fornire al minore quando va in Facebook, perché ormai il pericolo è lì ed è qualcosa di veramente grave e di veramente pericoloso, quindi bisogna stare attenti. I casi purtroppo succedono anche in Calabria. Infatti mi sono trovato come consulente della procura di Paola, una CTP, a gestire dei casi di violenza su minore, di situazioni molto difficili che non entrano nei particolari. Il colpevole sì, è stato l'autore del reato, sono state le famiglie, infatti l'OMS dice che i reati sui minori e sulle donne all'interno delle famiglie superano quelli di qualunque organizzazione criminale. Quindi si parla di cifre altissime che sono talmente veloci e di un numero elevato che non le dico per non essere impreciso. Quindi che bisogna fare? Bisogna fare prevenzione, parlare di educazione affettiva nelle scuole, costruire una rete, parlare senza tabù di sessuologia clinica, di educazione sessuale, di un'attenzione e di creare delle regole per salvaguardare il minore partendo dalla quotidianità.
ma devono essere gli insegnanti, devono essere le scuole, devono essere gli enti ad invitare personale specializzato, ma non quando succede il danno, quando la nostra amica, la nostra vicina di casa è stata abusata. Dobbiamo intervenire prima, perché in Italia purtroppo il danno, il problema vero è questo, che non si fa prevenzione. Chi non fa prevenzione non fa scienza, non fa tutela dei minori, perché la medicina che si basa su tre principi cardine: prevenzione, diagnosi e prognosi. Noi prevenzione ne facciamo solo riduzione del rischio e riduzione del danno. Appunto che siamo in questa sede istituzionale con vari esponenti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, del mondo accademico come il dottor Marziale, quindi dobbiamo alzarci le mani tutti quanti e cercare una via comune per la tutela dei minori, partendo da piccoli esempi e partendo soprattutto dalla consapevolezza di noi stessi e degli altri. Grazie. Possiamo concludere tranquillamente con gli altri interventi che ci mancano. La dottoressa Federica Tedesco. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Federica Tedesco e da poco collaboro con l'associazione Universo Minori come assistente sociale. Avevo preparato un video da mostrare soprattutto ai più piccoli sulla pedofilia e in collaborazione con tre ragazzi di una prima classe del liceo magistrale che tra l'altro sono qui presenti, però purtroppo non c'è il proiettore, comunque cercheremo di coinvolgere i ragazzi in un altro modo. La pedofilia è una parafilia, ossia un disturbo della sfera sessuale che è riconosciuto dal DSM, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. In particolare è una patologia caratterizzata dalle ricorrenti impulsi e fantasie della durata di almeno 6 mesi che riguardano la pratica di attività sessuali con individui di età inferiore ai 15 anni. L'età del soggetto invece è di almeno 16 anni o comunque di 5 anni superiore all'età della vittima. La vittima può essere dello stesso sesso, quindi si parla di pedofilia omosessuale o di sesso opposto, quindi pedofilia eterosessuale. Ma chi è il pedofilo? Spesso il termine pedofilo viene utilizzato in maniera inappropriata per indicare qualsiasi soggetto adulto che cerchi di avere un rapporto sessuale con un minorenne. In realtà non tutti quelli che abusano dei bambini sono pedofili, così come non tutti i pedofili abusano dei bambini. Infatti occorre distinguere tra la pedofilia in senso stretto, che è un disturbo mentale, e le altre forme di abuso sessuale su minori, che possono essere commesse da soggetti non pedofili, per esempio l'induzione alla prostituzione oppure la tratta di minorenni a scopo sessuale. Il pedofilo è quindi una persona che mostra verso i bambini una preferenza sessuale, che non sempre e non necessariamente si traduce poi in atti sessuali concreti. La personalità del soggetto pedofilo è caratterizzata da difficoltà nel rapporto con gli adulti e spesso da paura nelle relazioni con donne mature. Frequentemente questi soggetti nell'infanzia sono stati a loro volta vittime di abusi sessuali. Secondo le statistiche si tratta di soggetti di sesso maschile di età compresa tra i 40 e i 70 anni. Nel 50-60% dei casi la diagnosi di pedofilia si affianca a quella di abuso di sostanze e quella di un'altra parafilia, come il voyeurismo e l'esibizionismo. Questi soggetti molestano principalmente vittime conosciute e tendono poi a minimizzare o addirittura a giustificare il proprio comportamento. Gli episodi di pedofilia sono presenti in qualsiasi ambiente sociale dove siano presenti dei bambini, ma le ricerche mostrano come il 60% degli abusi su minori avviene nelle famiglie. Negli ultimi anni poi si è molto diffusa la cyberpedofilia, ossia la pedofilia in rete. Il cyberpedofilo adesca le sue zone di vittime in chat, spesso fingendosi un loro coetaneo. Inizialmente i discorsi sono generici e inoffensivi, anche per appurare se il minore è in compagnia di un adulto. Poi vengono gradualmente introdotti argomenti a sfondo sessuale e spesso vengono inviati materiali pedopornografici. Il pedofilo può arrivare poi a chiedere anche un incontro reale che potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la vittima. Come aiutare le vittime? Le conseguenze di un abuso possono avere effetti a breve, medio e lungo termine e sono più gravi se gli episodi sono ripetuti nel tempo. Nei casi più gravi l'abuso sessuale può interrompere il normale percorso di sviluppo causando ritardi, difficoltà a livello emotivo, cognitivo, relazionale e linguistico. Le psicopatologie a cui maggiormente sono sottoposti i minori vittime di abusi sono depressione, disturbi d'ansia dell'attenzione, disturbi del sonno, disturbo post-traumatico da stress. Nello specifico i maschi manifesterebbero più frequentemente comportamenti aggressivi ed antisociali, mentre le femmine di più ansia e depressione.
Dunque è necessario per il minore vittima di abuso trovare un fermo sostegno nella propria famiglia e poi anche negli amici, negli insegnanti, tutte quelle figure professionali che sono preparate per occuparsi di questi casi delicati. Quindi il minore deve sentirsi al sicuro, protetto, sereno in tutti gli ambienti che frequenta e gli deve essere garantito un supporto emotivo, affettivo e relazionale. Come abbiamo visto, la pedofilia è un disturbo mentale, ma allo stesso tempo è un fenomeno molto complesso che ha implicazioni sia cliniche che legali. Spesso i soggetti accusati di aver commesso atti sessuali con bambini vengono puniti con il carcere, senza che vi siano adeguati interventi di cura o prevenzione di atti sessuali. Viene quindi privilegiata la dimensione della punizione, che senza dubbio non potrebbe mancare, ma non c'è adeguata attenzione all'aspetto della cura, che invece è molto importante. La pedofilia, soprattutto laddove c'è coscienza di malattia, senso di colpa, sentimento di vergogna per se stessi, potrebbe essere curata, anche se a piccoli passi, mediante l'aiuto di uno psicologo, di uno psichiatra, di psicoterapie che rafforzino gli atteggiamenti positivi ed eliminino quelli dannosi per sé e per gli altri, creando una solida rete di collaborazione tra vittime stesse, famiglie, scuole, forze dell'ordine, servizi sociali territoriali, è possibile sconfiggere questo fenomeno e lasciare che i bambini vivano le loro favole senza l'ombra degli occhi cattivi. D'altronde, come ha detto l'ex segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, non è mai troppo tardi per regalare un'infanzia di un bambino. Grazie. Grazie. Allora, adesso è la volta di Maddalena Basile, invitata a svolgere la sua presentazione. Buongiorno a tutti, io sono Maddalena Basile e sono un'educatrice. Siamo qui perché da stamattina perché vi voglio parlare soprattutto dell'intervento pedagogico. Stamattina avete sentito soltanto parlare di prevenzione e disturbo mentale. Ma da dove bisogna partire? Innanzitutto vi chiedo come prevenzione. Bisogna partire dai due termini principali di un bambino, che sono da un lato la famiglia e dall'altro lato è la scuola. La famiglia, in quanto ragazzi, io vi invito soprattutto, non è una noia che io vi voglio fare, ma vi invito a dialogare con la famiglia, un dialogo aperto, non vi dovete nascondere di nulla, soprattutto se c'è qualcuno che da internet vi viene e vi molesta, dovete avere un dialogo aperto con le famiglie e le famiglie vi devono stare dietro, vi devono ascoltare, devono capire i vostri atteggiamenti, i vostri comportamenti che si magnificano nelle varie fasi evolutive della vostra vita. Il genitore è colui che vi insegna sin da piccolo alle fiabe. Quindi le fiabe a cosa servono? Mi viene in mente la fiaba di Cappuccetto Rosso, dove comunque si cela la figura del lupo cattivo, quindi si invita Cappuccetto Rosso a dire non prendere la strada lunga ma bensì quella corta. Quindi ragazzi, state attenti, perché ovunque oggi, soprattutto in un mondo mediatico formato da internet, si cela qualsiasi persona che è pronta lì ad abusare della vostra ingenuità. Dovete insegnare a queste persone soprattutto il cui non si tocca, ovvero oltre alla biancheria intima nessuno mi deve toccare, perché non tutti hanno un interesse amorevole, non hanno tutti quel rispetto del vostro corpo, ma bensì molte di queste persone cattive, di questi occhi che abbiamo sentito parlare fino adesso, ne vogliono approfittare. La famiglia deve relazionarsi anche con la scuola, che è una sorgente molto importante della vostra vita, dove comunque state lì 8 ore della vostra vita, dove ci sono dei docenti che vi ascoltano, vi seguono quotidianamente. Quindi insegnare insieme, imparare a relazionarsi con sé, a imparare quindi il proprio sé, il proprio io cos'è, cosa significa. Insieme comunque alle figure che ci sono nelle scuole, che possono essere gli educatori, gli assistenti sociali, i pedagogisti, insieme a loro dovete creare una rete aperta al dialogo, all'osservazione e insieme comunque operare affinché comunque non vi prendiate paura di parlare, ma dovete soprattutto parlare. Il dialogo e l'osservazione sono molto importanti, perché purtroppo un agire educativo è mirato a questo, il dialogo, un'osservazione, ripeto, e quindi
perché è così che si va avanti oggi come oggi. Non ci sono, tutto è basato sulla prevenzione, ma la prevenzione dovete aiutare voi, il genitore, attraverso il dialogo, attraverso i vostri professori, ad aprirvi, a capire cosa c'è di dietro, chi è che si nasconde, chi è che vi sta importunando, ecco. Questo qua è soltanto un invito che io vi voglio fare, l'aiuto pedagogico è questo. Ci sono oggi tante persone pronte ad ascoltarvi, e appunto questo è... Affrontiamo insieme la pedofilia basato tutto sul dialogo, sull'ascolto e sull'osservazione del minore. Chiudo questo giro di interventi l'avvocato Antonio Bianchi. Sì, buongiorno a tutti ragazzi. Meno male che ci siete voi, perché questi temi vengono offerti su un piatto d'argento, ma allo stesso modo devono arrivare al vostro cuore, alla vostra mente in maniera molto rapida. Ci proverò dopo 2 ore di convegno, lungis in fundo, cercando di trovare le parole giuste, perché è stato detto tutto in maniera esaustiva, in maniera brillante. E allora questo ingrato compito, quasi di concludere, è un anno in questo momento, di trovare quelle parole che possono arrivare al vostro cuore e alla vostra mente. Perché poc'anzi mi sono alzato e mi sono seduto a fianco a voi, perché sono abituato a stare in mezzo a voi, sono anche, oltre ad essere un artigiano di diritto, attenzione. Io non amo la parola avvocato, io sono un artigiano del diritto, sapete perché? Perché è vero che si vanno a trattare nel nostro campo tanti, i contratti, poi si trattano le questioni INPS, le pensioni, poi si trattano, si passa all'autoverox, no? Dobbiamo stare attenti noi professionisti della giustizia. No? Del diritto, a passare facilmente da una parte all'altra. Antonio, tu sei un sociologo, io sono un artigiano del diritto, no? Bisogna stare attenti a fare tutto, no? Studio legale, avvocato Tizio Caio Sempronio, patrocinante di investazione o sulla luna, perché sia, no? Bisogna stare attenti, perché io non ho tempo da perdere ad andare a sfogliare sentenze di Cassazione se il vigile a Pranzano mi ha fatto la multa, quando invece dopo devo affrontare, devo perdere più tempo, no? Quando una donna mi dice: avvocato, io non ce la faccio più, ed è successo ieri sera, non ce la faccio più, sto impazzendo, sono vittima di stalking, perché se c'è un'ipotesi di confine tra la violenza, psicologica e l'abuso sessuale, ditemelo che io cambio discorso. Se c'è un'ipotesi di confine, non ce la faccio più. Non sono stato mai così rammaricato di me. Ecco perché sono un artigiano del diritto. Signora, io le posso dire che le leggi, quelle che il legislatore del 2009 ha introdotto nel codice, e anche le altre, convenzioni, Lanzarote e quant'altro, no, ragazzi, le convenzioni, scusate, faccio una parentesi, sono convenzioni europee, non sono trascurate prima di libero livello europeo, ma vengono poi ratificate dalle nostre nazioni. Ma prima ancora di Lanzarote abbiamo avuto la convenzione del 1959, i diritti dei fanciulli. Voi siete ragazzi, e cari ragazzi ancora più giovani, fortunatissimi a vivere quest'epoca. Anzi, userei il condizionale: dovreste essere fortunati a vivere quest'epoca. Perché? Perché fino al 1989, ancora prima che questa convenzione spostasse come una sorta di rivoluzione copernicana il minore da oggetto al centro dei diritti umani, voi eravate oggetto. Ecco perché oggi c'è l'osservatorio, ci sono le associazioni e ci sono i diritti dei minori, no? Proprio per intervenire su queste questioni che vi riguardano. E allora, nel momento in cui qualcuno si prende cura di voi e lo va a urlare nella TV, in queste sedi,
in piazza, sui giornali, e magari si becca, come diceva poc'anzi Antonio, anche tutto Antonio, sono amici, da avviso di garanzia, allora quello è anche un gesto eroico. Perché poi a un certo punto arriva distorta l'idea dell'avviso di garanzia quando una persona si occupa di queste cose e lo fa con coraggio. Ma scusate, scusate, poi altri vengono raggiunti da mille avvisi di garanzia e altre pene, procedimenti penali, e poi quasi quasi nulla questo, no? Servizi sociali, si può andare a Roma ogni tanto, non si può uscire la sera, e magari qualcuno poi viene raggiunto l'avviso di garanzia, quando parla contro la prostituzione invece va dai vecchi a fare servizio sociale chi ha sfruttato la prostituzione minorile. O mi sono sbagliato? Allora bisogna fare un po' un esame di coscienza. Ecco perché io voglio che forse questi discorsi, ma tutti i discorsi egregiamente fatti, non restano minimi al vostro cuore, senza annoiarvi, perché oggi voi avete abbandonato i vostri banchi per colpire qui, ma colpire in maniera positiva, affinché i vostri cuori non che si aggiorciscano, ma che crescano, che siano protetti non solo dalle leggi, non solo dalle famiglie, non solo dalle scuole, perché la scuola e la famiglia, al di là di quelli che siamo qui a dire belle parole, i professori, le maestre, i genitori sono in trincea. Io voglio essere in trincea, la mia scrivania sia una trincea, ok? Perché solo in quel momento c'è la salvaguardia, solo in quel momento si cristallizza la salvaguardia e la tutela. E allora qui viene fuori il mio dire che voi siete fortunati a vivere quest'epoca. Sotto certi aspetti dovreste essere fortunati anche a essere italiani, perché le ragazze come voi, i bambini come voi in Brasile sono sfruttati dal turismo sessuale, non solo in Brasile, in Thailandia, nella Repubblica Dominicana. E diceva bene prima Antonio che l'Italia conserva un primato molto triste in questi paesi per lo sfruttamento del turismo sessuale, forse perché anche alcune agenzie, adesso ci sono delle leggi che vanno a colpire anche le agenzie turistiche, hanno permesso questo. Infatti quando si va a stipulare un contratto turistico, l'agente il titolare dell'agenzia assicurativa deve specificare che questa agenzia è contro il turismo sessuale, e quindi si avverte il cliente che in quel paese si rischia tale cosa e che qui non si favorisce, altrimenti si rischia purtroppo soltanto una sanzione amministrativa, perché favorire il turismo sessuale in quei posti, perché si libera, allora voi siete fortunati, okay? Perché voi avete una protezione maggiore per le scuole, perché quei bambini forse le scuole non le hanno, o si vive nelle favelas, o si dorme su letti dove non c'è la rete, quella ortopedica che i vostri genitori hanno fissato, ci sono i blocchetti di cemento, le traverse di legno. Perché? Perché quelle case sono umide e quando piove si allagano. E quelle traverse servono a isolare il dormiente dall'umidità. E poi bisogna essere puniti, bisogna lavarsi non per andare a scuola, ma per accontentare e per non puzzare davanti a quegli 80.000 italiani che all'anno si recano in quei paesi. Per sfruttare i vostri coetanei, siate fortunati ragazzi, perché è vero che nel nostro ordinamento, nella nostra nazione, ci sono i baby squeal, ma quanti sono stati? Perché poi lui lo sa, anche io ho seguito i programmi insieme alla Barbara Russo, una volta avrei voluto anche spegnere la televisione per Barbara Russo. Ma si fanno quanti quelle scelte? Non per te, ma per Barbara Russo. Perché a un certo punto ho visto un personaggio in questi mesi, in questi anni, si chiamava Paolini, e tu l'hai attaccato duramente. Paolini, no, non lo ricordo, Paolini ha disturbato i giornalisti politici a Montecitorio, a Palazzo Madama, per le piazze della capitale e di altre città d'Italia, no? E tutti erano praticati, infastiditi da questo personaggio. Poi non so perché all'improvviso questo personaggio fosse, per farsi votare ancora di più, no? Ha abusato di persone, io uso il termine persona come voi, e allora è stato arrestato, e allora Barbara D'Urso e a tanti altri programmi Paolini fa come? È un leader. E allora forse dobbiamo andare a rivedere un po' tutte queste cose, perché poi non solo lui, Antonio, poi è venuto il compagno, un amico, un burino di Roma,
in quel momento a godere della gloria televisiva. Ma che stiamo scherzando? Vogliamo affrontare questo problema? Allora affrontiamolo, come è stato già detto, ribadito, seriamente. Ma entriamo prima nella nostra coscienza, poi usciamo dalla nostra coscienza e entriamo nella coscienza sociale. Perché quando non c'è niente da fare, ragazzi, io prima ho introdotto il tema un po' diversamente, ma potrei la stessa cosa, quando non c'è niente da fare, quando uno stalker vi perseguita, e questo vi può anche gasdare, perché poi il mezzo che avete a disposizione favorisce queste cose, no? Però lo dico anche a voi, no? Voi adesso vi approcciate, ho fatto mio figlio che ha 10 anni, non sa più di me, anche mio figlio fa così, non mi spaventate, guarda, sono discorsi che dovete sapere, perché gli anticorpi non sono solo quelli che si acquistano in farmacia contro l'influenza. Gli anticorpi sono anche questi momenti di formazione che da ben fanno i vostri insegnanti nel vostro lavoro. Preparate via la vita, perché la vita è anche questa. Prepariamoci al lupo cattivo che è fuggito, è stato sfrattato dalla fiamma del Cappuccetto Rosso. Ma la fiamma del Cappuccetto Rosso non è solo il lupo cattivo, è la vostra condizione di adolescente, perché se si spiegasse davvero che cosa sia stata per Roma, per i fratelli Grimm, la fama di Cappuccetto Rosso, allora forse ci dovremmo fare un problema a parte, no? Perché quel rosso, il Cappuccetto Rosso, l'antropofagia, il lupo che mangia la nonna, no? Questa nonna che poi ha travolto in un'altra favola dei Grimm, uccide queste donne che assumono a un certo punto quegli anticorpi che si fanno forti delle esperienze e uccidono il lupo. Uccidete il lupo anche voi, siate come il Cappuccetto Rosso, ma lasciate stare il Cappuccetto, che vuol dire tutt'altra cosa, e ne parleremo in un altro momento. Allora questa è la possibilità, no? È la possibilità di parlare di queste cose. Tanto è vero che oggi sono venute fuori tanti argomenti, no? La prostituzione minorile, l'addestramento di minori. Io mi sono chiesto l'altra volta, che la terza volta che parliamo di pedofilia, l'addestramento di minori, io non so perché è stato introdotto come articolo 609 undecies. Quando invece sul concetto contro minori, perché è stato ben definito il concetto di pedofilia, quante volte affronto questo argomento, no? Dalla vita, avevo scritto anche un libro qualche tempo fa, ho venduto 7500 copie, il gusto amaro del giornalismo. Oggi Antonio ci onora di quest'altra opera, che l'ha fatto rafforzare, no? L'opinione pubblica sotto vari aspetti. Ne ho vendute 7500, non lo so, costano 7490, non lo so, non mi interessa. Non mi interessa, ho voluto mandare, sto scrivendo un altro libro contro la violenza sulle donne, perché? Ma non mi interessa vendere il libro, mi interessa parlare dell'argomento, perché come diceva Oscar Wilde, o se ne parli bene, o se ne parli un po' convenga, non convenga, purché se ne parli, no? Poi, non stiamo qui per parlare, io sono un artigiano del diritto del tempo, c'erano due filosofi dell'antica Grecia, lo sapete perché il padre magistrato sono informato vocale. Non so se fosse Aristippo o Antistene o Diogene, non lo so, bocciati su questo, che diceva: guarda, se tu fossi, no, propenso a mangiare l'ape, non dovresti corteggiare i tiranni o i politici dell'epoca. E quello ti risponde: se tu invece fossi propenso a corteggiare, a mangiare l'ape, non dovresti corteggiare i tiranni, e viceversa. E cosa vuol dire questo? Smettiamo di avere titoli in tasca a volte per affrontare questo, perché laddove non arriva la politica, laddove non arriva neanche la professionalità che dovrebbe trattare queste cose, arriva il coraggio delle coscienze umane, il coraggio degli operatori, il coraggio di dire basta. Perché io ho proposto alla signora ieri, ma stiamo parlando di stalking, vabbè, andiamo tutti davanti a casa sua, barrichiamoci e diciamo allo stalking: noi siamo qui, facci quello che ci vuoi fare o che avresti dovuto fare a me. E questo l'atto di coraggio, perché altrimenti quella legge introdotta nel 2009, lo so che non c'entra niente con la pedofilia, ma questo va a dire le stesse cose. Quella legge del 2009 in cui è stata introdotta con l'articolo 282 per misura cautelare del non avvicinarsi, il divieto o l'allontanamento della casa familiare quando c'è una pedofilia, sono misure cautelari inefficienti e fasulle, prendono in giro l'opinione pubblica e i diritti della persona, perché non si sa dove ci dobbiamo avvicinare e dove non ci dobbiamo avvicinare, e non si sa nemmeno da dove dobbiamo essere allontanati, visto che oggi molti hanno proprietà, appartamenti, e non sappiamo nemmeno quale sia l'allontanamento, se a un chilometro, a due chilometri, o solo da un muro, o solo da un muro. Allora prendiamo coraggio, è vero che le pene devono essere
asprite. E quando lo fa il vostro legislatore? Quando lo farà? Quando lo farà il Parlamento europeo? Non c'è più il parlamentare, ma quando lo farà giustamente? Quando lo farà? Guardate, c'è un aspetto della violenza sulle donne. Sarete donne anche voi. Quindi se c'è una violenza adesso su di voi, un domani sarete donne che avete subito una violenza. E quindi questo va prevenuto, va evitato attraverso una corazza. Ma ricordate la dea Atena, con lo scudo, con l'elmo. Ecco, le donne di oggi devono avere quello scudo, quell'elmo, che non sono però difese, sono anticorpi psicologici, contro quei vigliacchi, non uomini, vigliacchi, non adulti, bestie cresciute. Io non so se queste parole vi serviranno e se serviranno anche a me, no, per darmi coraggio questa volta. Perché oggi pomeriggio di nuovo andrò in trincea, andrò lì ad ascoltare qualcuno che già mi ha chiesto un appuntamento e dovrò dire le cose che dovrò dire, no, le risposte che dovrò dare. Allora, voi che siete ragazzi, no, e che non siete ancora adulti, io vi dico delle cose per concludere questo argomento e far sì che questa giornata non sia stata soltanto, che comunque già i precedenti relatori egregiamente molto più di me hanno saputo, no, offrirvi. Guardate, voi avete un bene prezioso che non dovete mai perdere, e noi adulti sta il compito di preservarlo, cioè la spensieratezza e la libertà, che non devono essere mai immolate sull'altare della paura. Non abbiate paura, e quando avete paura e avete paura, c'è sempre qualcuno che vi sta piangendo, non addosso. E lì, a casa, e lì, fuori la vostra stanza, dietro la porta, io sono qui. Pronto a intervenire, ma non addosso. E lì c'è anche il vostro insegnante, al di là della cattedra, o al di qua della cattedra, che è pronto a dire, io vi insegno qualcosa, ma sono qui anche per voi. E allora, questo risveglio ideato delle coscienze, in questo dobbiamo cominciare a crescere, perché il futuro appartiene a voi. Noi abbiamo la responsabilità di creare il mondo migliore, ma voi la continuazione di questo migliore, di questo mondo migliore, e soprattutto lanciatele sempre, anche contro questi mali, perché se lanciate le sfide, là ci saremo noi adulti pronti ad accoglierle. Grazie a voi. Che a trarre le conclusioni di questa bellissima giornata sia l'autore del libro, perché ha sentito qualche tante cose. Ma consentimi, a nome del suo tutti, di ringraziare le professoresse e questi ragazzi straordinari che oggi hanno seguito con grande attenzione i lavori che serviranno anche loro. Certo, ed era quello che volevo dire, ringraziare tutti la dottoressa Tonelli perché ha voluto questo momento. Io non sto lasciando il territorio perché ieri ho iniziato a Siderno, oggi Catanzaro, poi mi aspetta domani Isola Capo Rizzuto, Rossano Calabria, Reggio Calabria, poi mi dovrò spostare in Sardegna, nelle Marche, ovunque stanno organizzando associazioni come la vostra momenti di promozione di questo nostro lavoro. Non è un lavoro che troverete in libreria perché è volto a finanziare l'attività che dobbiamo portare avanti contro la pedofilia. Dobbiamo fare dei viaggi a New York, dobbiamo fare dei viaggi a Bruxelles, dobbiamo parlare con interlocutori internazionali, perché il nostro obiettivo è quello di avere il riconoscimento di pedofilia quale crimine contro l'umanità, perché se si sbloccasse questo passaggio, allora intanto verrebbe meno l'aspetto culturale, cioè nel senso che quando parliamo di pedofilia parliamo di un crimine contro l'umanità, e quello sarebbe un dato incomputabile. Da lì le nazioni potrebbero adeguarsi all'inasprimento delle sanzioni, a prendere molto più serio il discorso. Sono contento, e lo devo dire, che proprio ieri in Parlamento, durante la sua relazione, la Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia attuale, l'onorevole Brambilla, ha riportato integralmente il testo della mozione dell'osservatorio, chiedendo al governo che si impegni a farla riconoscere lui, il governo, perché ha più forza interlocutoria di noi poveri e umili cristi che siamo qua, insomma, a guardare cosa fanno nei giorni di potere. Io vi dico, il libro non si trova in edicola, approfittatene se volete le copie adesso, perché lo possiamo solo divulgare attraverso le presentazioni.
per noi è un sostegno, è un sostegno l'aver avuto la vostra attenzione oggi, il sapere che non siamo soli in questa battaglia, la conferma che sicuramente siamo la maggioranza delle persone, quelle per bene, ma la spaventa minoranza fa tanto male. E noi vogliamo evitare che questo male abbia ancora a perpetuarsi e davvero, dottoressa, grazie di cuore e un grazie di cuore ai più giovani che oggi si saranno anche magari un po' annoiati a tratti, però credetemi sarà uno di quei momenti che più in là ricorderete e spero qualcuno di voi non abbia necessità di fare quello che stiamo facendo noi oggi, perché il nostro auspicio, forse utopia, ma noi ci dobbiamo provare perché abbiamo il dovere, è quello di consegnarvi un mondo scevro da tutte le cose di cui abbiamo parlato stamattina. Grazie di cuore. Quel signore che è andato prima, che ha lasciato fare il documento, e la dottoressa Rondinelli. Buongiorno a tutti, sono Petrina Rondinelli e sono da studente sociale. Innanzitutto vorrei complimentarmi con me e con Marziana, la dottoressa del testo, del mio che ci sono da sapere, che ha pronto in chiave innovativa la problematica della pandemia. Premesso che concordo con lei circa l'obbligo morale di denuncia dei casi di pedofilia che tutti hanno e circa la necessità di regolamentare dal punto di vista giuridico il fenomeno con modo più alla prevenzione, ma qui c'è da dire che magari fossero tutti al governato, perché quando c'è da fare i governi dei tagli, i primi tagli che fanno li fanno sulla sicurezza, sulla istruzione, sul sociale, quindi bisogna lottare con questo. Però la linea è quella, prevenzione, perché chi ha a che fare ogni giorno con i bambini sappia cogliere il disagio. Non è chiaro, una maestra o un maestro non può arrogarsi il diritto di riconoscere un abuso. Può notare il disagio, ma notando il disagio può chiamare l'esperto e da lì parte la catena di approfondimento per arrivare a una consapevolizzazione di quello che è lo stato di disagio del bambino. Per quanto riguarda la cura, l'ho detto, la cura non è tanto la galera, perché la galera non cura. La galera va contemplata in quanto sanzione di un reato che è un crimine contro l'umanità. Ma se io metto in galera un pedofilo e non lo curo, quello esce pedofilo più di prima. E io ho detto che le cure previste dai protocolli statunitensi, che sono gli unici che al momento stanno dando delle flebili risposte, sono un percorso psicoterapeutico, che se lo psicoterapeuta, il medico psichiatra, parliamo, non terapeuta psicologo, ma psichiatra, quindi medico,
dovesse stabilire che ciò non basta, bisogna passare a livello farmacologico, obbligare chi viene condannato in via definitiva a curarsi, ma obbligatoriamente. Per ogni giorno che non vado ad assumere la pillola dove deve andare, sia un anno di galera in più. Almeno sappiamo che non esce, perché è un'utopia, perché non bisogna essere forcaioli. Bisogna essere giusti, equi e pensare che anche la pena nel nostro paese, essendo un paese civile e democratico, è quella della riabilitazione. Però un pedofilo deve essere abilitato in questo modo. Concludo con, rispondendo alla sua, alle sue sollecitazioni, che ripeto erano state già dette non solo da me ma da quanti mi hanno preceduto, il problema della prevenzione significa anche sapere tutti. Cioè, nel senso che di fronte a una notizia di pedofilia non si giri la testa dall'altra parte. Vorrei dire agli amici dell'informazione, che purtroppo non sono qua dentro se non quelli della stampa locale, ma lo vorrei gridare agli amici dell'informazione nazionale: meno Fabrizio Corona sui giornali e più notizie serie. Perché quando c'è un caso di abuso e la gente lo viene a sapere, si innesca almeno il meccanismo di indignazione. E se parte l'indignazione, almeno sappiamo che indignarci siamo tanti. Ma se un abuso viene riportato in ultima colonna come un trafiletto, guarda, mi è capitata una cosa bruttissima, ho parlato con un direttore di telegiornale nazionale, non posso dire quale perché onestamente, cioè, è un amico, quindi tra le altre cose mi fa anche paura. E quando gli ho detto: ma scusa, perché non date spesso le notizie che riguardano? Perché l'informazione si concentra ogni tanto, per esempio, Antonio, su quello che tu dicevi. C'è un'ondata di femminicidio, allora per me di femminicidio. E dico: perché non vi concentrate sull'abuso sessuale ai minori e fate per esempio un tantan mediatico forte in maniera tale che almeno in un certo periodo la gente sia debitamente sensibilizzata, eccetera? E lui mi ha detto testuali risposte: ma perché è una cosa che ormai accade tutti i giorni, dando per scontato che debba normalmente accadere. È un po' come quando noi parliamo di bambini che vengono portati in metropolitana a Milano a chiedere l'elemosina, e allora tu dici alle autorità: io ho chiamato i vigili, ho chiamato la polizia, ho chiamato i carabinieri, mi perdoni, mi è stato detto da tutte e tre le forze, noi non possiamo far niente. Ma non devono rispondermi così. Il bambino ha diritto per legge ad essere identificato, portato in una struttura protetta, scolarizzato e avviato a un'integrazione. Ma quando lo Stato, nella sua espressione più prossima, gli dice: io non posso fare niente, allora ditemi che livello di società è. Allora tu parli con i direttori dei giornali e ti dicono: vabbè, ormai sono 10 anni che questo fenomeno esiste. E che lo dobbiamo accettare perché da 10 anni che esiste. È come dire che nell'antica Grecia esisteva la pedofilia come fatto culturale, e tutti i secoli che si sono succeduti, dove abbiamo portato un livello di civiltà intorno al bambino molto più rispettoso delle sue esigenze, della sua fragilità, della sua dignità, sono stati perduti, perché tanto se in Grecia era così dobbiamo tornare ai tempi della Grecia. Guardate, chi dice questo, lasciatemelo dire, ha poca sensibilità ed è un ignorante, e questo è un aspetto che dobbiamo sconfiggere, l'ignoranza. E in questo caso mi riferisco anche al tema del ignorare il problema significa non voler contribuire a risolverlo, e quando lo si vuole ignorare si è complici, punto e basta. Grazie ancora.